Sì, ci hanno provato. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo vlog. Oggi vi racconto una storia che ha leggermente dell'incredibile. Come avete letto dal titolo, sì, hanno provato a scammarmi, ma non è manco la prima volta che succede. E perché vi racconto questa storia? Vi racconto questa storia per tre motivi. Punto uno è perché da diverso tempo io seguo dei youtuber americani che fanno questo di lavoro. Espongono gli scam e gli scammer in modo tale per farli chiudere. Hanno fatto diverse operazioni che hanno portato poi alla chiusura e all'arresto di molti scammer. Ora, non sto dicendo che voglio fare il loro lavoro. Voglio semplicemente raccontare quello che mi è successo a me ieri. Secondo motivo per cui lo faccio è per aumentare la consapevolezza di queste cose, anche perché succede tutto via Telegram. E il terzo motivo è semplice. Per fare un video, per farci delle risate. E quindi procediamo con ordine, ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale. Inoltre, seguitemi su Instagram. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Ieri mi trovavo in ufficio, ero intorno alle 3 del pomeriggio e mi arrivano questi messaggi. E io ve li leggerò in italiano, però vi faccio vedere semplicemente lo screen di tutti questi messaggi. Questa non è la prima volta che mi succede. E perché ne parlo solamente adesso? Perché la volta scorsa mi dimenticai di fare gli screen e non sapevo che su Telegram, quando qualcuno cancella l'account, perché poi il furbone o la furbona non ha cancellato l'account, i loro messaggi vengono cancellati e quindi sono rimasti solamente i miei, che erano solamente 3, perché diciamo lo scammer o la scammer di turno ha capito che non ci sarei cascato. Ma in questo caso era in partenza, aveva voglia di parlare, allora perché non fare come fanno quelli dei Trilogy Media? Farle perdere il tempo. Il motivo per cui in questo caso uso il femminile è perché a me spunta, come potete ben vedere, un nome femminile e vi posso garantire che la foto è anche di una ragazza, è anche molto attraente. Anche sui miei dubbi che quella foto sia esattamente di quella ragazza. Ovviamente per motivi di privacy non vi mostro la foto, vi nascondo il suo cognome, ma vi faccio vedere che si chiama Rosie. Rosie, ti amo. Ciao. Le aziende hanno bisogno di personale con del potenziale. Aiutaci per 1 o 2 ore al giorno. La paga è attorno ai 140 e 300 USDT al giorno. Cosa sono questi USDT? USDT è una delle tante criptovalute considerata una stablecoin che, da quello che ho capito, è supportata dal dollaro americano, che a differenza di altre criptovalute dovrebbe, diciamo, salire o scendere, essendo appunto usata una stablecoin, con meno volatilità. Posso inviarti di questo lavoro? In inglese è scritto un po' così, vabbè. Posso inviarti, penso, aggiungiamo delle informazioni riguardanti questo lavoro? E io dico, ciao! Posso chiedere dove hai preso i miei contatti? E lei mi risponde dicendo, ho preso i tuoi contatti dal database dell'azienda. Noi siamo di... E mi fa vedere il link della loro azienda. Beh, da quello che ho capito, questa azienda esiste veramente. Io ho i miei forti dubbi che questa venga da questa azienda. Secondo me sta utilizzando il nome di questa azienda in maniera impropria, ma ovviamente è il mio pensiero. E io dico, ah, bellissimo! E di quale compagnia in particolare? Io non ho fatto richiesta di alcun lavoro in questi giorni. Il motivo per cui ho fatto questa richiesta, perché pensavo, essendo che lei si sta spacciando per un'azienda di recruitment, quella che noi in italiano definiamo un'agenzia interinale, pensavo che il database era di un'azienda per la quale loro collaborano, ma qua non, questa non collabora con nessuno. E infatti questa mi risponde dicendo: questo lavoro è molto semplice, devi solo aiutarci a valutare e controllare l'hotel da casa per telefono. Devi assistere l'hotel nella revisione e diffondere i progetti assegnati, penso designati, in questo caso significa assegnati. E io le rispondo dicendo: temo di avere già un lavoro a tempo pieno. Ovviamente questa non demorde, mi manda la foto di questo a... La paga, questa foto qui parla di GBP, che sono le sterline britanniche, e non di token, cioè criptovaluta. Quando le dico di avere già un lavoro a tempo pieno, non demorde e mi risponde dicendo: è un lavoro basato da casa, lo puoi fare nel tuo tempo libero e forse è una buona opportunità per te. Puoi lavorare nel tuo tempo libero o nel weekend. E la mia risposta è stata: sarebbe bello avere del libero, mia cara. Qui ho sbagliato, volevo scrivere tempo libero, free time, ho sbagliato, mi sono dimenticato time. Quindi il mio intento era: sarebbe bello avere del tempo libero, mia cara. La sua risposta è: ok, hai 25 anni o più? Io rispondo, yep. Ovviamente io gli do corda per farle perdere tempo. Quindi lei mi risponde: supponi che tu hai un telefono o un portatile per fare queste revisioni.
la persona che ti seguirà, quindi la persona in carica che ti seguirà, ti offrirà una piattaforma e ti spiegherà come fare queste revisioni, pagando giornalmente utilizzando USDT. Hai un wallet per ricevere il pagamento? Tipo Coinbase, Binance, OKX, Kraken, Trust Wallet, Gemini, Tether Account, Paxful, quanti? In effetti io ce l'ho. Però, continuiamo. Hai uno di questi per ricevere il salario giornaliero? E la mia risposta è stata... molto, molto, molto sarcastica. E la tizia doveva capire che io non ci sarei mai cascato. Però, leggiamo la mia risposta. Oh, certo, ricevere pagamenti tramite criptovaluta sembra leggermente sospettoso. Inoltre, come ti ho già detto, ho un lavoro full time e... indovina, mi stavi chiamando mentre ero al lavoro, perché una cosa che non vi ho detto è che questa mi ha fatto due telefonate e già qua c'era la prima. E lei ovviamente difende la loro scelta di utilizzare criptovalute. E come la difende? Perché le criptovalute sono disponibili globalmente, possiamo pagare in molti stati. Non ti preoccupare, non devi comprare niente qua. Wow, mi stai assicurando, non devo comprare niente. Noi vogliamo semplicemente assicurarci che tu possa ricevere il pagamento giornaliere. O no? Ce l'hai un wallet. Quando lei mi ha linkato il sito di questa azienda, che ripeto, l'azienda esiste, non sto buttando l'azienda, è semplicemente questa tizia sta utilizzando un nome in maniera impropria. L'estensione del sito era .co.k, quindi un sito di un'azienda basata nel Regno Unito. Guarda caso, io vivo pure nel Regno Unito. E allora io gli dico, se la tua compagnia è nel Regno Unito, non sarebbe più facile mandare i soldi in sterline britannica? Sembrerebbe anche meno sospettoso. Lei mi fa, ma puoi vendere le sterline in maniera semplice? E io rispondo, anche tu le puoi vendere in maniera semplice. Non è solo nel Regno Unito, ma anche in molti stati. Quello che dico io, ma a me che me ne c***o degli altri stati, tu devi pagare me. Cioè, mi devi dare in sterline. Ora, gli scammer molto spesso non sono interessati a venderti roba, sono molto spesso interessati a rubarti delle informazioni. E quindi non so per quale motivo, forse questi volevano avere accesso al mio indirizzo del wallet. Non gliel'ho dato. Per esempio, Ethereum utilizza indirizzi di questo tipo, come vedete qua a schermo, che sono degli indirizzi codificati che se sono semplicemente queste qua, una quarantina di cifre esadecimali. Ovviamente quel codice è generato mediante un algoritmo, cioè non è generato la c***ane. Però io volevo darle un indirizzo alla c***ane, quindi sono andato su questo sito e ho generato un hash SHA-1 scrivendo la parola sto c***o. Pronto a darglielo. Inoltre, per quelli di voi che non sa cos'è un hash, questo genere di funzioni generano delle cifre. Queste cifre che voi vedete sono delle cifre in esadecimali. Quindi ogni carattere può essere 0 o 9 o lettere che vanno da A ad F. Se fate caso sono esattamente 16 simboli, perché da 0 a 9 sono 10 simboli A, B, C, D, E ed F. E sono altre 6, quindi sono 16 cifre per rappresentare i numeri in formato esadecimale. Non vado oltre su questa cosa, ma andiamo avanti. E ho detto, non solo genererò questa stringa in sto c***o, ma avrei sostituito una di queste cifre a random mettendogli una G. Tanto non si sarebbero mai accorti. E già mettendo una G, cioè qualunque indirizzo sarebbe falso, ma tanto mica avrei dato lei dei miei contatti veri, ma figuratevi. E io infatti le rispondo, supponendo che io abbia un wallet Ethereum, cosa ti serverebbe a questo punto? Sei sicuro che hai un wallet? E io ho scritto, chi lo sa, questo è un segreto. Come il tuo numero di telefono? Sai, entrambi abbiamo segreti. Con la smile, con il bacetto col cuore. Lei capisce a questo punto che la sto perculando e mi dice, ah ok, non ti forziamo a fare niente che non voglia fare. E io dico, forzarmi a fare cosa? Ti auguro una buona giornata, per favore. Vabbè, c'è un please messo là. E io gli dico, nessun numero di telefono? Beh, ti posso offrire un gin tonic. Peccato, bye. Ma questa non demorde e poi mi manda altri due messaggi scrivendo paga giornaliera in sterline britanniche o USDT. Quale di queste preferisci? Poi ovviamente, come potete ben vedere, io non ho più risposto perché mi ha rotto il c***o. Ora, perché questa tizia voleva avere contatti di un wallet Ethereum? E addirittura, forse magari parlando con qualcuno che sta dietro a questa organizzazione, siano accordati anche a darmi soldi in valuta britannica? Io non lo so, ma posso fare le mie teorie. E le mie teorie possono essere sbagliate.
ma è il mio punto di vista. Secondo me ci potrebbe essere una condizione dietro che riciclo del denaro. Tu magari gli dai il tuo wallet, ti trasferiscono poi veramente dei soldi e poi a un certo punto magari ti dicono ci devi restituire questi soldi e magari fanno delle pressioni con delle minacce e puoi restituire magari tramite un altro wallet e magari ti spingono te a scambiarli in una valuta reale. Spero di no, ma il mio, diciamo, sentore è quello che c'è dietro una organizzazione che ricicla del denaro. Non sarebbe la prima volta che succede e io infatti li ho perculati alla grande. Perché una tizia che ti vuole offrire del lavoro ti contatta per Telegram? Dove hanno preso i miei contanti? E perché mi fa due telefonate? Mi ha fatto due telefonate. Ovviamente qualcuno potrebbe dire, ma perché gli dai colpa? Ma io volevo passare un venerdì in simpatia. Mi volevo divertire. Anche perché fa perdere tempo agli scammer. Perché se qualcuno sta scammando e tu te ne rendi conto, fa perdere loro del tempo significa rubare del tempo a delle potenziali vittime. E questa è la filosofia di Trilogy Media, per questo che io sono registrato al loro canale e guardo quasi sempre le loro dirette. Aggiornamento dell'ultima ora, come da manuale, come avevo già previsto, la tizia ha cancellato il proprio account. E come potete vedere da questa registrazione, sono rimasti solamente i miei messaggi. E Rosy, alla prossima volta. Benissimo, pinguini. Vi è capitato mai uno scam di questo tipo? Fatemelo sapere nei commenti, raccontatemi la vostra storia e soprattutto state attenti online. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione, ma prima di concludere vi rimando ai miei altri video vlog, ma anche altri video che trovate su questo canale, scegliete quello che vi piace di più e ci vediamo col prossimo video. Ciao Kilo!